Roma, sorpresa ai Golden Globe, i premi assegnati dalla stampa estera a Hollywood. Il premio al miglior film drammatico è andato a Bohemian Rhapsody, il biopic sulla storia dei Queen, che vince anche la statuetta per il miglior attore, andata a Rami Malek nei panni di Freddie Mercury. Battuto il favorito della vigilia, A Star Is Born, esordio alla regia di Bradley Cooper con Lady Gaga, che incassa solo il premio alla miglior canzone. Roma del messicano Alfonso Cuarón vince la statuetta per il miglior film straniero e per la miglior regia e si candida a dominare gli Oscar, che saranno assegnati il 24 febbraio. La statuetta al miglior film si gioca a 2,75, con A Star Is Born a 3,50 e Bohemian Rhapsody, che ora vale 5 volte la scommessa. Stessa quota per Green Book, premiato ai Golden Globe come miglior commedia, miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista a mhershelali.msc/agipro07/01/2019. 1216 Roma, Manolo Gabbiadini vicino al rientro in Italia anche per i bookmaker inglesi, punto dopo l'apertura di Ralf Aseu, tecnico del Southampton. Alla cessione. 7 gennaio 2019, 1117 Roma, non so chi sia il vincitore, ma mi auguro sia qualcuno che vive in zona e che ne abbia bisogno, e poi spero che vada a riscuotere il premio, perché? 7 gennaio 2019, 1057 Roma, il biglietto vincente di Pompei quasi sicuramente è stato comprato da un turista fra ottobre e novembre, è il periodo in cui arrivano. 7 gennaio 2019, 1036 Roma, inizio d'anno al top per le vincite in Campania. Ieri la Lotteria Italia ha premiato in regione con i primi tre premi, fra questi il primo da 5 milioni. 7 gennaio 2019, 0117 Roma, Campania protagonista indiscussa dell'edizione 2018 della Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni, il secondo da 2,5 milioni e il terzo da 1,5 milioni. 7 gennaio 2019, 0108 Roma, Lombardia protagonista con i premi di terza categoria della Lotteria Italia in regione. Sono stati venduti ben 30 biglietti vincenti da 25.000 euro ciascuno. 7 gennaio 2019, 0033 Roma, entusiasmo all'interno del bar dell'area di servizio Sala Consilina Est, in provincia di Salerno, direzione nord dell'autostrada A3 del Mediterraneo. 7 gennaio 2019, 0025 Roma, è di 28 milioni di euro il totale dei premi non riscossi della Lotteria Italia dal 2002 a oggi. Nell'edizione 2017 gli italiani hanno dimenticato. 7 gennaio 2019, 0015 Roma, dopo il tagliando vincente dell'edizione scorsa della Lotteria Italia venduto all'autogrilla Macchia Ovest di Anagni Frosinone, anche quest'anno. 7 gennaio 2019, 0010 Roma, Campania piglia tutto nell'ultima edizione della Lotteria Italia, con 3 dei 5 premi di prima categoria, per un totale di 9 milioni di euro, ma... 6 gennaio 2019, 2347 Warning Strip Offset Not Contained in Stringing /www.agipronews.it/atbdocs/includes/breaking-news.php/online 25 Roma, il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro va al tagliando G154304 venduto a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Red/agipro06/01/2019 2344 Warning Strip Offset Not Contained in Stringing /www.agipronews.it/atbdocs/includes/breaking-news.php/online 25 Roma, il terzo premio della Lotteria Italia da 1,5 milioni di euro va al tagliando e 265.607 venduto a Pompei, in provincia di Napoli. Red/agipro06/01/2019 2343 Warning Strip Offset Not Contained in Stringing /www.agipronews.it/atbdocs/includes/breaking-news.php/online 25 Roma, il quarto premio della Lotteria Italia da 1 milione di euro va al tagliando P386.971 venduto a Torino. Red/agipro06/01/2019 2341 Warning Strip Offset Not Contained in Stringing /www.agipronews.it/atbdocs/includes/breaking-news.php/online 20